I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble. Martedì 4 maggio 2021, ore 15:09. L'account ufficiale della Roma pubblica il tweet che manda la capitale in tilt. La S Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il responsabile tecnico della prima squadra a partire dalla stagione 2021-2022. Una mossa totalmente inattesa, arrivata un'ora dopo l'annuncio dell'addio di Paulo Fonseca alla fine della stagione. Tra l'altro, quando tutti ormai davano per certo l'accordo tra i giallorossi e Maurizio Sarri. E invece i Friedkin hanno stupito tutti con un colpo ad effetto. A distanza di 11 anni, José Mourinho tornerà ad allenare in Italia. Dopo aver scritto la storia portando l'Inter al triplete e dopo averci lasciato pagine indimenticabili con le sue interviste e le sue conferenze stampa sempre velenose, lo Special One si accomoda su una panchina scottante come quella della Roma. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha tenuto banco per tutta la giornata, spaccando le opinioni tra gli entusiasti o terrorizzati per il ritorno in Serie A di uno degli allenatori più importanti degli ultimi 20 anni e chi ha fatto spallucce, sottolineando come il profilo di Mourinho sia andato declinando negli ultimi anni e definendolo senza mezze misure un bollito. Mourinho arriva così a Roma con un contratto da 7 milioni l'anno che lo renderebbe il secondo allenatore più pagato della Serie A alle spalle di Antonio Conte, il cui salario si aggirerebbe attorno ai 13 milioni. Grazie al decreto crescita, la cifra lorda dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 9 milioni di euro. Una bella riduzione di stipendio per il portoghese, che a Londra ne guadagnava 17 l'anno. Ma almeno per la prima stagione non avrà di che lamentarsi, visto che gli Spurs dovranno comunque versargli 9 milioni dopo averlo esonerato. E lo Special One si insedierà a Trigoria dopo la fine del campionato, quando il contratto di Paulo Fonseca andrà in scadenza, alla fine di una stagione estremamente complicata. Sono state settimane tese per i giallorossi. Una Roma decimata dagli infortuni e con i principali interpreti ormai sfiniti dopo aver tirato la carretta per tutto l'anno, che si è trovata a dover scegliere se canalizzare le poche energie residue sul campionato o sull'Europa League. La decisione di provare l'impresa europea, per quanto difficile, era forse ovvia. Ma quando il risultato della semifinale d'andata è un passivo di 6-2, che di fatto compromette ogni possibilità di disputare la finale, peraltro incastonato tra due sconfitte con Cagliari e Sampdoria, che di fatto chiudono i giallorossi fuori dai discorsi per l'Europa League e anzi mettono a rischio del tutto la partecipazione alle competizioni europee dell'anno prossimo, beh, non si può certo pensare che vada tutto bene. Tanto che ormai il divorzio era annunciato e anzi, qualcuno aveva messo in conto un possibile esonero dopo la finale di ritorno con il Manchester United. Così alla Roma erano già stati accostati diversi nomi, a partire dalla suggestione Massimiliano Allegri, che è subito sembrata irrealistica e che peraltro è stata smentita dallo stesso interessato, o persino all'ennesimo ritorno di Luciano Spalletti, allenatore che a Roma ha sempre fatto bene, ma che non può non risultare divisivo dopo il ruolo giocato nel pensionamento di Totti. Qualcuno pensava a un profilo giovane ed emergente, come Roberto De Zerbi, che potrebbe chiudere la sua esperienza a Sassuolo a fine stagione proprio scippando il posto in Europa ai giallorossi, e che recentemente era stato accostato allo Shakhtar Donetsk, mentre molti davano per fatto l'accordo tra la Roma e Maurizio Sarri, con il tecnico toscano ancora libero dopo l'interruzione del rapporto con la Juventus. Proprio Sarri a prima vista sarebbe sembrato il tecnico più adatto, la scelta più naturale per dare continuità al lavoro di Fonseca senza stravolgere le cose, per riprendere con qualche accorgimento quell'impronta di gioco di posizione a tratti brillante impostata da Fonseca. Ed è proprio questo il primo dubbio sulla scelta di Mourinho, visto che si tratta dell'ennesima rivoluzione tecnica a Trigoria, dove la stabilità non è mai stata di casa e dove un progetto degno di tale nome non ha mai avuto il tempo e la pazienza per svilupparsi. Così dalla difesa alta e dal bel gioco di Fonseca si passerà alla compattezza spregiudicata delle squadre di Mourinho e bisognerà anche capire quali interpreti della Roma attuale potranno essere adattati a questo tipo di gioco. Poi c'è un rischio estremamente concreto, rappresentato dal declino in termini di risultati nella carriera di Mourinho, che dopo aver preso l'Europa per il collo con il Porto, il Chelsea e poi l'Inter, e dopo aver incendiato l'atmosfera con la rivalità accesissima con Pep Guardiola, non è più riuscito a centrare gli stessi successi. E l'ultima esperienza del portoghese in panchina, al Tottenham, è stata estremamente negativa. Dopo aver sostituito Pochettino sulla panchina degli Spurs nel novembre 2019, ha traghettato la squadra a un sesto posto, praticamente la stessa posizione in classifica che aveva quando è stato esonerato 2 settimane fa, anche in relazione alla clamorosa eliminazione in Europa League, in cui il Tottenham, dopo aver vinto 2-0 la gara d'andata, si è fatto rimontare dalla Dinamo Zagabria di Mislav Orsic, perdendo 3-0 la gara di ritorno. Infine, c'è il fattore personalità, perché se ai tempi dell'Inter e del Chelsea Mourinho era un maestro della comunicazione, un allenatore capace di attirare su di sé l'attenzione
e di creare un'atmosfera da noi contro tutti in grado di galvanizzare la squadra, nelle sue ultime esperienze l'allenatore è sembrato essere troppo propenso a scatenare guerre civili con i suoi stessi giocatori, a scaricare su di loro la responsabilità per i mancati risultati e ad avvelenare l'ambiente invece di elettrizzarlo. Consideriamo poi i trascorsi, i due titoli negati ai giallorossi nel giro di pochi giorni, la stoccata dello zero titoli o le polemiche sull'inno della Roma mandato dagli altoparlanti dello Stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia. E consideriamo anche gli altri trascorsi poco idilliaci dei giocatori che già avevano modo di lavorare con Mourinho, come Pedro, Smalling e Mkhitaryan. Insomma, in una piazza calda come quella romana, Mourinho potrebbe diventare un fiammifero in una polveriera. Oppure potrebbe scuotere un ambiente ormai spento e rassegnato e risvegliarlo. Prendere per mano una piazza con il suo carisma e creare un'atmosfera irripetibile. E l'annuncio di martedì in qualche modo ha già ottenuto quel risultato. In una stagione senza più stimoli, senza più speranze, con solo la paura di perdere perfino il treno della Conference, improvvisamente si sono accese le aspettative dei tifosi. E la prospettiva di poter lavorare con Mourinho l'anno prossimo potrebbe dare motivazioni a dei giocatori che altrimenti avrebbero potuto trascinarsi alla fine della stagione senza più obiettivi. Ha stupito anche l'annuncio a sorpresa dei Friedkin, che non per la prima volta hanno lavorato sotto traccia e hanno stupito il mondo con un colpo ad effetto. E chissà se potranno ripetersi durante il calciomercato. L'altro aspetto positivo è che, per quanto possa essere in declino, un nome come quello di Mourinho è un nome che inevitabilmente comunica ambizione. Che è una scommessa, anche pericolosa, ma che potenzialmente può portare grandi dividendi. Che trasmette l'immagine di una squadra che vuole osare, nonostante il rischio concreto di trovarsi fuori dall'Europa la prossima stagione. Insomma, un effetto simile a quello che ha sortito il Milan quando l'anno scorso ha annunciato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Attirando giocatori, motivando un ambiente e magari mettendolo in riga, come il miglior Mourinho saprebbe fare. Dopotutto, abbiamo appena visto le dichiarazioni di Marotta su Conte all'indomani della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Dichiarazioni in cui il dirigente nerazzurro ha voluto lodare l'ambizione del suo tecnico, definendolo un vincente anche per il fatto di essere poco aziendalista e per il fatto che invece mette costantemente alla prova l'intero ambiente. E chissà che non sia la scossa di cui ha veramente bisogno la Roma, che non vede uno scudetto dall'epoca di un altro sergente di ferro come Fabio Capello. E infine c'è un ultimo aspetto da considerare. In Premier League Mourinho ha faticato a confermarsi. È sembrato un allenatore ormai non più aggiornato e al passo coi tempi. È un campionato però che negli ultimi anni si è modernizzato sempre di più dal punto di vista del gioco, tanto da essere dominato da due allenatori sempre pronti all'innovazione come Klopp e Guardiola. In Italia invece l'ultimo decennio è stato dominato da Conte e Allegri, due allenatori estremamente capaci, ma che più che votarsi all'innovazione hanno fatto di pragmatismo virtù. Un contesto quindi in cui potenzialmente Mourinho potrebbe ancora dire la sua. I paragoni con gli imperatori romani si sono sprecati, tanto che ieri la Gazzetta ha dato il benvenuto allo Special One in prima pagina salutandolo come il nuovo imperatore di Roma. E assecondando questo gioco bisognerà capire che imperatore sarà Mourinho a Roma. Un Traiano che porterà la bandiera oro e porpora al suo massimo splendore? O un Romolo Augustolo ormai privo di carisma e potere per tenere insieme l'impero? Un Caio Giulio Cesare dittatore supremo ma destinato ad essere pugnalato alla schiena? Oppure un Nerone che suona la lira sulle macerie di Roma mentre Trigoria brucia? Sarà l'inizio di un'epoca trionfale o si chiuderà tutto con un penoso zero titoli? Per il momento Roma freme e aspetta. E dopo una stagione finita così male, beh, non è nemmeno poco.